Ministri, questo pomeriggio a poche ore dalla riunione Matteo Renzi cambia idea e spiazza anche il ministro dell'istruzione Giannini. Il governo non interverrà per decreto ma con un disegno di legge. A rischio le assunzioni dei 120.000 precari della scuola dal 1 settembre, il cuore della riforma scolastica. Arrestato mentre intascava una tangente di 100.000 euro in manette Roberto Helg, presidente della Camera di Commercio e vicepresidente della GESAP, la società che gestisce l'aeroporto di Palermo. Avrebbe chiesto e ottenuto i soldi da un affittuario di uno spazio dell'aeroporto che si era rivolto a lui per la proroga del contratto. A denunciare Helg è stato un commerciante vittima di estorsione. Lo sport con il calcio, la Juventus pensa già alla Coppa Italia all'indomani della sfida dell'Olimpico contro la Roma finita 1-1. Giovedì si gioca l'andata delle semifinali contro la Fiorentina, domani l'altra semifinale tra Lazio e Napoli. In campionato i bianconeri confermano i 9 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, la Roma, che ora ha più 4 dal Napoli. Ed è tutto, più tardi. Ciao Beppe. Ciao Tommy. Ma siamo ancora qui? Se siamo qui vuol dire che piace. Ogni martedì dalle 15 alle 17 sarete con noi. Grande musica, grandi ospiti. Siete tutti invitati nel nostro salotto radiofonico. Ogni martedì dalle 15 alle 17. Allora? Piace. Mettiti il microfono in bocca, le cuffie. Le frecce, dai un'occhiata alla freccia, stai nella tua corsia, non devi sorpassare, devi parcheggiare in maniera ordinata, non lasciare le gomme fuori dal finestrino, fuori dalla carreggiata. Dove stai andando, per esempio? Vedi, io non posso fare più affidamento su di te. È una cosa che. Ha detto che c'è qualcosa che tira sotto il tavolo. C'è qualcosa che tira sotto il tavolo? Anche tu. Io comincerei a preoccuparmi. E tu dici il cavo, ma sì, tra le gomme parcheggiate così fuori dalla corsia abbiamo e qualcosa sotto il tavolo in questa zona, visto che stava facendo il meccanico questo. Allora, siamo in diretta dalla carrozzeria di tua sorella, in questo caso sono contento perché è carrozzata bene. Complimenti alla sorella. Intanto buon pomeriggio. Certo. Si capisce che siamo ritornati. No, non ce ne siamo mai andati. Non si capisce perché poi è vero, tu sei qua da ieri sera. Intanto ben ritornato. Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie per avermi invitato di nuovo qua. Si sta sempre benissimo insieme a voi nel nostro manicomio, come già in passato. Sì, infatti. Oggi primaverile, Sì, no, l'ho fatto per mettere questa maglietta perché allora affittasi anche solo per una notte, bellissimo. Poi c'è il numero di telefono. Sì, infatti, lo dà mia moglie. Rende, visto che c'è. Ciao alla moglie che è lì, che ci sta guardando attraverso il computer. E che poi, tra l'altro, è un artista anche lei. Poi parleremo. Il nome certo. Poi glielo diciamo. Certo, ha un nome, vero? Sì, Ciao. No, ci fa così con la macchina, vabbè. Intanto parleremo di queste nuove proposte, di questi nuovi lavori, progetti di Luca e non solo. Poi alle 16 finalmente avremo il maestro Mogol dopo che si era perso in treno la settimana scorsa. A me ha detto che era sulla Freccia Rossa. Sì, una settimana partiva praticamente adesso da Milano, quindi bisogna stare attenti. Magari alle 16 siamo già intorno a Bologna, cominciano le gallerie. No, infatti, ma comunque. È vero? Su Freccia Rossa, su Italo. Lì le gallerie noi abbiamo praticamente avuto testimonianza dal maestro che anche lui sotto la galleria purtroppo non prende. Una volta si usava andare in galleria per fare il VIP, adesso si usa per passare col treno, vero? Vabbè. Le gallerie poi hanno diverse denominazioni, no? Sappiamo che ci sono anche quelle dei quadri che chiaramente vengono in maniera splendida allestite per manifestazioni, vi dicendo, quindi vabbè, non entriamo in questo tunnel. Prendi al balzo. Intanto possiamo partire col primo brano, magari poi avremo modo di parlare tutto il pomeriggio con Luca e di musica e poi col maestro. Tra l'altro tu hai fatto qualcosa col maestro poi e lui non lo sa, ma gli fai tu una domanda, che sei in diretta con noi. Il maestro non sa che Luca ha fatto qualcosa col maestro. Che lui è qua. Ma io penso anche, visto che è una cosa vecchia di qualche anno, con tutte le canzoni che scrive lui, penso che debba ricordargli questa collaborazione. Vabbè, ma se si ricorda Lucio Battisti, Bene, intanto noi cominciamo così l'appuntamento di oggi sino alle 17, questa è Rete 104. Intanto la prima canzone per dare un po' di colore con i Mantronics. Sweet.
Precedenza. Adesso mi dà la precedenza perché hai fatti suoi da fare. No, io stavo puntando la canzone che è lì, bella, pronta. Sì, poi tra poco ascolteremo anche i tuoi brani, ma vogliamo cominciare un po' a parlare di queste novità che ci sono, perché l'ultima volta era stato presentato quel brano con Apetta. Certo, Nadusu, e quindi bello è anche stato il video, carino, poi molto tutta carino. Una lavorazione particolare dietro al video. L'avevamo già anticipato ancora prima che uscisse. E adesso cosa bolle in pentola? Ma un po' di collaborazioni importanti, posso dire per esempio una con Do di Battaglia dei Pooh. Non posso proprio raccontare tutto, però stiamo lavorando con la Mife Management, che è quella che ha prodotto Nadusu con la Petta. Sto lavorando con altri artisti anche di Colorado e quindi e altri artisti che lavorano per lei, che sono nelle fila dei suoi migliori, diciamo, che porta in giro per l'Italia, perché la Mife Management, anzi ne approfitto per salutare Agata e Katia, sono un'agenzia fortissima in Italia, no? E io lo dico sempre, oggi gli artisti puntano a Amici, X Factor per farsi vedere, no? Agata e Katia hanno questa potenza di piazzare l'artista ovunque vogliono, quindi quando funziona così gli artisti fanno i live, vanno in giro e guadagnano. Katia disse: tu mi capisci, Agata? È chiaro che no, Agata, a parte che è una persona squisita, io ho avuto modo più di una volta di parlare con lei, mi ha mandato degli artisti in ogni caso, perché anche era venuto qua Piero Boni. Anche lui, era venuto, ti ricordi, il Principe Azzurro, eccetera. E poi abbiamo avuto da un'altra fonte. Beh, comunque, al di là di quello che poi stava giusto sottolineando in questo momento Luca, credo che poi affidarsi ad un'agenzia seria sia la cosa più importante, perché con tutto quello che si sente, si vede e non si ascolta, perché magari poi è difficile anche proporsi, no? Quello ma che certo, è lo show business. Io ho amici artisti usciti da Amici. Di Maria De Filippi, scusate il giro di parole, e che non lavorano,
No, ecco, questo è il problema, che purtroppo nonostante la visibilità non lavorano, cioè non vanno in giro a suonare e a guadagnare soldi perché vanno in giro a cantare e portare in giro il proprio personaggio. Cosa dipende di questo freno? Perché la richiesta, no? Cioè, bisogna vedere che cosa vuoi vendere e dove lo vuoi vendere. E un'agenzia come la Mife Management sa fare bene questo lavoro. Nel centro come la Caselli a livello discografico, dai. Sì, ma infatti, diciamo, secondo me, questa agenzia è proprio una casa discografica a tutti gli effetti, infatti, lo diventerà. E poi il fatto che si sta scoprendo, grazie a te e ad Agata e la sua agenzia, questi personaggi che poi tutti i cabarettisti alla fine sanno anche cantare, perché abbiamo, ma con degli ottimi risultati a quanto certo pare, diciamo, no? Che la musica è avere una colonna sonora, essere un personaggio televisivo, avere una colonna sonora significa dare qualcosa di più, sicuramente. Non viene da pensarlo, perché si pensa a un cabarettista, quindi dici, ma che necessità? Invece, per esempio, ho fatto anche perché non è facile oggi far ridere, attenzione, infatti è veramente un lavoro al di là di quello è un lavoro serio, tra virgolette, no? Tant'è cioè, che poi ripropongono cose del passato, visto che insomma a livello di spettacoli televisivi, che sia con radio piuttosto che certo. Cioè, anche lì qualcosa che non emerge, che rimane poi imbottigliato nelle classiche video, ma sono pochi video, quelli che veramente si distinguono. Ho fatto una sigla per esempio per Monsieur David, che è quello che fa con i piedi lo spettacolo. Siamo amici, abbiamo avuto parecchie volte ospite, quindi. Ecco, io mi sono trovato a lavorare ed essere apprezzato, perché finalmente la parte autorale mia viene apprezzata, perché riesco a fare delle cose interessanti in questo mondo, quindi mi so, d'altronde bisogna un po' muoversi in più settori se si vuole. E credo che sia anche importante per dare a se stessi delle risposte, magari che possono rimanere spente per diversi anni, e poi scocca la scintilla con un qualcosa che magari non c'entra nulla del passato e si rinnova anche. È una sfida ed è un mettersi in gioco ed e succede che ti dici, ok, riesco a fare anche questo. E noi intanto facciamo questo, una bella pausa musicale, ma di quelle giuste, insieme ad un grande. Beh, Lucio Dalla. Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel buio delle scale, le mani addosso a quella porta. Tutta la vita a far suonare un pianoforte, lasciandoci dentro anche le dita, da, 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 da. Su e giù nel mezzo alla tastiera, siamo sicuri che la musica, sì, la musica, tutta la vita, provare a dirti che partivo, o che partivo e che morivo, domani compro un bel violino, camicia di velluto e ti saluto, io ti saluto come un pallone che si è perduto al limite fisico del racconto, o dentro un cielo tropicale come i palloni di una volta che rotolavano sulle scale fino alla porta. Tutta la vita senza mai chiudere una porta, salutando gli ultimi capelli, e con un ghigno criminale, come sarebbe, fammi un esempio. Un esempio, tutta la vita senza nemmeno un paragone, fin dalla prima discoteca, lasciando casa al cuore o sulle scale, siamo sicuri che la musica, sì, la musica, no, la musica. Vita
fonista e moribondo, piacevolmente addormentato, soi giù nel buio di un divano. Tutta la vita al centro della confusione, con un enigma nella mano, ma senza niente di meccanico, come un pallone che si è perduto. Io ti saluto, io ti saluto. Beh, insomma, se vi trovate a Bologna, o perlomeno se avete intenzione di arrivare a Bologna nei prossimi due giorni, nelle prossime 48 ore, c'è anche la bella possibilità di entrare gratuitamente in casa di Lucio Dalla per visualizzare quello che è praticamente all'interno di queste quattro mura il maestro buon Lucio Dalla chiaramente possiede. Beh, intanto possedeva anche una villa a Capri, se non sbaglio, io magari andrei a visitare quella. Quella d'estate, ora giusto un salto a Bologna per la primavera non mi sembra male, no? È vero. Assolutamente, assolutamente. Beh, intanto noi... Ieri c'erano poi diversi artisti, Morandi, poi c'era Enzo Arbore, lo stesso sindaco. Stai facendo il vigile? No, volevo sapere se era tutto a posto per, ma guarda, per ascoltare nobile, come un sempre. Brano magari di, ah, di Lurid, io dopo voglio ascoltare Lurid. Certo, ti va un Lurid? Adesso tra amici? Magari ci ascoltiamo un Luca senza Reed. Io voglio ascoltare Perfect Day di Lurid. Dopodiché Luca, ascoltiamo insieme, o vuoi la tua canzone prima? Ma come volete, no? Andiamo in C. Ci ascoltiamo. Ecco, poi magari Lurid ci porta le notizie. Lurid, brano, quale abbiamo scelto di brano? Vediamo un po' così. Ma partiamo con quello che più mi rappresenta, dai, Non è l'inferno. Vediamo un po', Non è l'inferno. Noi praticamente stiamo facendo tutto quanto diretta, live. Ecco, perché a noi piace così. Parlaci un attimino, ecco, due parole su questo brano. Cioè, è il paradiso. Sì, bellissimo. Abbiamo vinto Sanremo. Quest'anno Emma era a Valletta, quindi ogni volta che usciva c'era lo stacchetto che mi ricordava questo. Sanremo, quando vivo Sanremo, la sera rivivo il mio momento. Senti, no? Ma a proposito, pur parlare le classiche, certo, quattro chiacchiere da bar. Cos'è? Questa classifica sanremese tu come l'hai recepita? Io appena hanno cantato i ragazzini ho detto vincono questi. Subito, immediatamente. Ma perché ho scritto per loro per mesi, sto cercando ancora di scrivere inediti perché collaboro con Celso Valli, poi infatti parleremo andando avanti di una canzone che abbiamo fatto. Era già un qualcosa di prestabilito dalla prima serata, insomma, della loro presenza più o meno, no? Ma io penso che comunque, di là di come funzionano le dinamiche, chiaro, lì, chiaro, siano veramente bravi e sono quelli che hanno fatto l'esibizione più precisa. Sono abituati ad andare in giro davanti a migliaia di persone e cantare sempre dal vivo con queste voci spettacolari, quindi hanno cominciato a farlo da bambini. Quindi secondo me hanno fatto un'esibizione perfetta e almeno solo per quello andava premiata. Sì, andava premiata questa cosa, perché effettivamente il livello era un pochettino basso. A livello medio basso, quindi. Sì, parlo di live. Quindi la gestione tra virgolette conti per quanto riguarda l'effetto musicale, vabbè. Non lo so, ma io guardo, la prima cosa che ho fatto, ho detto devo alla prima serata voglio capire chi vince. E da lì hai subito dato, sì, praticamente, sì, ho azzeccato più o meno. Neanche vincente tra virgolette per quanto riguarda le radio, perché insomma sì, è tantissimo, sì, no? Sì, è una delle canzoni che sta girando molto. Ho detto molto radiofonico, la prima cosa che ho detto. È vero. Però rimaneva il fatto comunque che i ragazzini avrebbero conquistato comunque la gente a casa, perché veramente avrebbero spaccato. Sì, sì. Beh, diciamo che dopo Amici doveva vincere qualche cosa della Rai, o no? La par condicio. No, non tanto par condicio, ma forse più gestione delle trasmissioni, perché oggi sono loro che fanno le classifiche e i vari festival. E difatti, parlando proprio del tuo brano di Emma Marrone, prima citavi che ci sono tanti ragazzi che sono venuti fuori da queste come si possono chiamare, non saprei neanche io come definirli, queste scuole talent, scuole musicali, ma non riescono a trovare lavoro. Invece Emma, mi sembra che bene o male adesso partirà con televisione, si fa il Sanremo, lo ha vince, ha fatto due DVD, ha fatto e poi va anche live in tutta Italia, insomma, diciamo che bene o male la sua carriera
sta iniziando adesso, e bisogna dire grazie anche a Sanremo, ma soprattutto al tuo brano. Beh sì, sicuramente. Possiamo darti ancora del tu dopo queste cose o dobbiamo darti del lei? Ma sì, io sono molto, assolutamente non mi sono mai montato la testa, quindi mi devi dare del tu, mi puoi invitare quante volte vuoi, anche perché è stata un'esperienza pure per domani. Me domani, va bene. Dormi qua stasera. Io i brani ce n'ho, ne ho piazzati 50. Ti penso un po'. Ne abbiamo. Senti, ascoltiamoci insieme questa canzone, si chiama Non è l'inferno. Il sangue per il mio paese e mi ritrovo a non tirare a fine mese in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no. Questo invito non per compassione, ma per guardarla in faccia e farle assaporare un po' di vino e un poco di mangiare. Se sapesse che fatica ho fatto per parlare con mio figlio che ha 30 anni, teme il sogno di sposarsi alla natura, di diventare padre. Sia difficile il pensiero che per un giorno di lavoro c'è chi ha ancora più diritti di chi ha creduto nel paese del futuro. Questa con l'hashtag Renzi Cottero mi fa impazzire. Renzi Cottero è bellissimo. Beh, intanto insomma, che onore avere qua l'autore di una canzone che ha vinto Sanremo poi 2 anni fa, se non sbaglio, no? 2012, sì. Quindi siamo freschi ancora. Io devo. E tu come moglie cosa provi ad avere un marito così geniale? Alla prossima, devo dire. No, okay. Alla prossima Sanremo. Al ritorno del geniale 2. Parlane bene perché poi. E poi via così, no? Tant'è che l'anno prossimo fanno ancora Guerre Stellari, quindi. Anzi, lo stanno lavorando in questo periodo, uscirà in Italia credo intorno a Natale del 2016, 2015-2016, il periodo del prossimo anno. Quindi.
Sì, George Lucas è arrivato a regalare appunto delle cose così. Certo, adesso aspetteremo tu... un altro. Ma stai scherzando, okay. Ma dai. Ma sì, ma dai a Cesare quel che di Cesare. E a Luca. No, diciamo che siamo arrivati a Sanremo ed è una cosa. Cioè, arrivare per la prima volta a Sanremo, la prima e l'unica. E vincere per me è una grande soddisfazione, ah, mi basta per tutta la vita. Poi può succedere, quest'anno avevo tre artisti che si sono proposti a Sanremo, ma insomma non si sono concretizzate le circostanze adatte. E poi c'è anche da dire che Non è l'inferno è il testo adattato, modificato da quindi Checco una, delle, una delle caratteristiche di Sanremo comunque avere anche una certa linea musicale, no? Che si avvicina e confeziona un po' le serate. Ma sì, ma più che altro sono gli artisti che se hanno bisogno e la casa discografica spinge per averli a Sanremo, poi ci arrivano magari nei mesi precedenti trovano il brano e poi e via, cioè, non è che si studia un brano per andare a Sanremo, sì. Poi succede anche quello, succede, però tipo il nostro è stato sistemato pochi mesi prima da Checco dei Modà e siamo arrivati subito a Sanremo, anche perché Checco comunque ogni anno c'è con due o tre canzoni. Sì, bene o male, anche quest'anno è rappresentato. Quindi. Sì, dà anche lui quello che è un grosso contributo alle serate sanremesi e non solo. Alla musica italiana in questo periodo. Sì, 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 avere una canzone firmata con lui oggi è come averla firmata con Mogol. Appunto, cose che poi non tramontano mai. Tra altre cose Mogol sarà con noi, no? Il maestro. Sì, sì. Che ora? Alle 16, dopo 16. L'informazione flash. Posso ascoltarmi l'Urid? Ma certo, per fare il giorno perfetto ci vuole l'Urid, perché abbiamo parlato di cose perfette ed è un giorno. Voglio entrare in questa canzone che poi ti porta decisamente in una New York Black and White. Ascoltiamo insieme. Just a perfect day. Sempre in bianco nero, ricordati, 9 punti su 9 punti. And then later, bianco nero fino alla fine. When it gets dark, sono queste cose schiacciate. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just watch your soul. You're going to reap. Just watch your soul.
Matteo, dove sei? Ah, sono davanti a un panorama mozzafiato. Ma dove? E poi sto assaporando un piatto delizioso. Sì, ma dove sei? Ah, vedessi che posto. Ti mando un MMS. Ho capito, è il ristorante Giardinetto di Mandello. Vai lì, arrivo subito! Ristorante Giardinetto. Scopri tutta la bontà dei piatti tradizionali del nostro territorio. La sua location unica e romantica, con fantastica terrazza sul lago. Ideale per matrimoni, banchetti per compagnie, ricorrenze importanti e anche cene di lavoro. Inoltre, possibilità in base alle esigenze di menu personalizzati. Ristorante Giardinetto. A Mandello dell'Ario, in piazza Garibaldi 10. 0341 70 04 87. Dal 1959 la gioielleria Mangili si prende cura dei vostri gioielli e dei vostri orologi. Con laboratori specializzati e personale qualificato esegue stime, riparazioni, vendita e permute di orologi delle più rinomate maison. Concessionari di oltre 20 marchi. Mangili, tradizione, professionalità e passione da sempre. Lecco, via Carlo Cattaneo 55, angolo via Cairoli. Telefono 0341 36 74 01. Ti fa girare la testa, ti ispira, ti fa innamorare. Quante emozioni ti offre la primavera? Quest'anno molte di più, perché con Renault la bella stagione arriva prima. A marzo con Beautiful Days per te, Renault Clio con 5 porte, clima e cruise control è tua a 9.450 euro e 5 anni di garanzia con finanziamento fin Renault. Info in sede, disponibile anche GPL con soli 500 euro in più. A marzo sempre aperti. Autovittani a Como, Lecco e Sondrio. Per info www.autovittani.it. CRL Elettronica, azienda leader nel settore, è specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti Wi-Fi per aziende, con copertura di aree elevate come capannoni, piazzali e alberghi, con sistemi multiaccesso su vari livelli. CRL Elettronica progetta e installa sistemi di telecontrollo con software PLC, applicabili sia per aziende che per privati. CRL Elettronica vi aspetta a Civate in via La Santa 62, infoline 0341 21 02 23. Per la tua pubblicità su Rete 104, chiamalo 0341 28 54 50. I successi di oggi. Le emozioni di ieri. Questa è Rete 104.
Ma quanto è bello questo pezzo, quanto carino è stato poi anche il video e tutto quello che sì. si è elaborato intorno a Frozen di Madonna, bello, bello davvero. Sì. Mi ricorda gli anni in cui io cominciavo a inseguire. Sì, sì, sì. Eh? Avevo dentro quella passione. Questa forza che poi ti continua a dare questo certo, che è il tuo sì, lavoro sì. ormai. Per quanto riguarda eri Madonna, molto più giovane di Madonna. Sì. Eri un santino, sì. tu eri un santino. Ma non sì, eri una Madonna. Un tu. Bella questa. Noi arriviamo sempre più tardi. Fa ridere è una cosa seria. Molto seria, molto seria, molto seria. Vi ringrazio. No, ogni tanto. Passo dopo con le buste, mi raccomando. A proposito di santini e di sì, situazioni. Sì, vabbè, d'accordo. Cosa dobbiamo fare? Non lo so, vogliamo farci due spaghetti? Io, guarda te. Siccome sta andando molto in questo periodo parlare di cibo, no? Perché poi c'è questo appuntamento meno di 60 giorni all'Expo, tra le altre cose, sì. si parlerà molto di cibo, di quello che il cibo insomma confeziona e non solo no. tutti noi, perché comunque siamo veramente... Guarda troppo Masterchef. No. Quello, a me viene Al di là di Masterchef, io stavo facendo una considerazione molto importante, mi stavo rifacendo al fatto che mancano 60 giorni all'Expo, ogni tanto passo da quelle parti e vedo ancora un cantiere. Come faranno? Infatti io mi chiedo. Mi stavo riallacciando a quello mentre pensavo che poi sarà tutto concentrato sul cibo, no? Giusto venerdì e sabato hanno Milano aperto... sarà la città del cibo, proprio... Sì, a Milano, giusto, se non ero sabato pomeriggio è stato anche inaugurato un parco dove verrà seminato del grano che poi sarà raccolto a giugno, un primo parco naturale intorno alla zona della stazione Garibaldi e poi pian piano tutte queste manifestazioni che saranno protagoniste del cibo perché pare sia l'argomento centrale, no? E quanto cibo sprechiamo, lo diceva uno dei pluristellati giusto un paio di sere fa da Fazio. Sì, ma quello che voglio dire io, non parlando è una presa per i fondelli questa, cioè proprio quando veramente comincia a mancare cibo la maggior parte delle persone organizzare il tutto nel nome del cibo mi sembra un po' una presa per insomma non lo so, poi prendere, se ho capito bene povertà, una specie di campo di grano in centrale? Sì, tra la zona sì, centrale Garibaldi, dove ognuno dovrà lavorare la propria fetta di campo per poi magari essere, lo chiamano cibo condiviso, perché nel mondo della condivisione praticamente il cibo condiviso pare sia l'alternativa a questo spreco pazzesco che abbiamo in tutto il mondo, perché si sprecano veramente tonnellate e tonnellate di cibo. E che tutto avvenga si continua a condividere i cassonetti e i mercati quando chiudono, già. Perché questa poi è la realtà, quella vera, è che implica un po' tutte le grandi città italiane. Vabbè, sono delle iniziative interessanti, sì, d'altronde sì. L'alternativa è stare fermi, non fare niente. Quindi è meglio fare qualcosa, perlomeno, vabbè. Speriamo che qualcosa, come dicevi prima, vada a cambiare. Meglio per tutti. Per tutti, indubbiamente. Noi invece non ci occupiamo solo di musica, come vedi, e tu eri già pratico, entriamo anche nei particolari grazie al nostro geniale Beppe che col suo computer va a spulciare tutte le notizie. No, io stavo guardando che tra i personaggi che investono molto nel cibo e in quelle che sono le risorse della terra che ha voglia di essere lavorata, guarda l'Africa per esempio, certo. c'è Bill Clinton che con una sua fondazione ultimamente ha speso e dona centinaia di migliaia di dollari per rinnovare queste terre che pare debbano essere un po' quelle del futuro, perché noi qui siamo un po' saturi, al di là poi dell'Expo che parlerà di cibo, ma ci saranno anche 170 paesi che parlano del loro cibo, del loro modo di mangiare. Clinton vada giù verso l'Africa dove veramente c'è tanta terra che si potrebbe coltivare, forse mancherà l'acqua, ma con i tempi che corrono si può portare l'acqua. Ovunque. Basta quattro aerei e ti fanno piovere, insomma, le scie. Anche qui le scie chimiche, no? Ci sono questi discorsi che si allargano poi a tantissime. Sì, diventa un po' una realtà perché prima ne vedevi tante di giorno e poi dal momento che si cominciava a vociferare e diventava un pochino più interessante la situazione, allora si è pensato bene non far vedere più niente e farle di notte. E quindi allora vuol dire che qualcosa c'entrava. Sì. Lui si è partito da uno spaghetto così. No, ma io volevo dire che anch'io investo molto sul sushi, cioè nel senso il sushi è praticamente una delle cose com'è? Buono. Io lo adoro. Sashimi di salmone è la mia cosa preferita. Sashimi di salmone, anche questa è cultura del cibo, no? Certo, sushi sciuriti tutto l'anno. No, quella è un'altra cosa. È un'altra, non c'entra. Facciamo che io ascoltiamo. Ogni tanto faccio delle scivolate. Allora, quindi tra un 20 minuti c'è il maestro. Sì, però galleria permettendo. Galleria. No, ma non è galleria. Non è galleria, no. Gallerie?
serie di gallerie. Assolutamente. Galleria permette. Non però nel frattempo ascolteremo qualcos'altro che ha a che fare Luca. Con il maestro. C'è questa canzone che è una collaborazione con Mogol, no? Sì, posso dire un aneddoto. Parla pure, dici qualcosa. Ecco, ho fatto un provino in inglese, no? Qua si dice in inglese maccheronico. A proposito di spaghetti, siamo passati ai maccheroni. Ecco. Vedi che c'era qualcosa di non era un testo grammaticalmente esatto, no. Però. Ragù? E questo provino l'ho mandato a un amico che si chiama Saverio Gerardi, che all'epoca collaborava con lo staff di Mogol. E mi arriva questa telefonata in cui mi si chiede se Mogol in persona poteva mettere un testo italiano sulla mia canzone in fake English. Allora io ho detto, chiaramente ho detto, ci devo pensare. Ho detto, maestro, faccia pure. Mi faccia fare questa notte di riflessione. E no? Poi da lì poi ne ho proposto un altro. Che è diventata colonna sonora di Rio, il cartone animato. E questi due pezzi, firmati con Mogol, sono interpretati da due gemellini. Dico gemellini perché erano veramente piccolini quando ho iniziato questa cosa, che si chiamano i B-Twins. E certo. Un successo pazzesco, perché non potevano andare a scuola, c'erano 300 ragazzine fuori ad aspettarli, quindi bello. E il pezzo che vi propongo si chiama Brilli, cioè una parte... col testo chiaramente di Mogol, e una con un testo adattato in inglese, che però sì. È stato firmato da Jack Rubinacci, che firma tantissime cose in lingua inglese, e quindi buon ascolto, che dire. Si chiama Brilli. Trecce come quelle che hai tu son perfette sui tuoi occhi blu, anche se tu non sorridi mai, sciogli niente tutti i nostri guai. Magica sei, brilli, stella mi circonda il tuo pulviscolo. Leggera sei, balli, piuma dentro l'aria te ne vai. Con gesti lievi tu mi scrivi e poesie che poi tu vivi. Un mistero, il tuo pensiero, i baci tuoi improvvisi sono meglio dei sorrisi. Dirompente, affascinante. Grande amore non prometti mai, grandi gioie tu però mi dai. Magica sei, brilli, stella sei immensa e tu minuscola. Di notte tu, brilli, e di giorno non ti spegni mai. Discovered new emotions, found new mountains and new oceans. You reveal them, then conceal them. Your kisses out of nowhere, underline the love that we shared. Did you know that you take me over, over. Lievi tu mi scrivi le poesie che poi tu vivi. Un mistero, il tuo pensiero. Bella. Grazie. Veramente, davvero. Bella, bella, bella. Cioè, quando dici bella è perché praticamente dai poi anche il valore del bello. Come dicono da queste parti, mi è venuta la pelle de capun, cioè la pelle d'oca. Sì, sì. E
come dice mio figlio, la pelle oca. La pelle oca. E invece qualcun altro tanti anni fa aveva la pelle nera, voleva la pelle nera. Poi c'è chi invece che in questo periodo con 50 sfumature di nero cerca di avere un colore diverso. Ah sì, no, basta con queste cose, anche 50 sfumature di grigio, ma a me piacere. Ma tu sai che dopo 50 sfumature di grigio, a parte il fatto che per farne 50 sfumature hai voglia, tu sai che dopo 50 sfumature di grigio arriverà quelle di nero? Tu sai che poi avrà il secolo di rosso e pian piano tutti i colori saranno tutti sfumati. Io non ho, sto leggendo il primo, no? Quello con grigio. 50 sfumature. Quello si chiama grey. Grey. E allora quello black cosa sarà? Non lo so. Penso che sarà la stessa cosa con... Saremo coinvolti veramente da queste sfumature. Tutti sfumati proprio. Alla grande, vabbè. Poi avremo quelli con i pelle rossa e così via. Ne abbiamo di razze in giro da girare. Tanto siamo tutti uguali, dicono. Black c'ha qualcosa in più. A proposito di Sanremo, c'era quella di Conti, no? Che attraverso le serate aveva queste sfumature un po' particolari per quanto alle Lampados si confeziona il color. Ecco, per questo forse perde anche di qualità il Sanremo, invece di occuparci delle canzoni, tutti a guardare il colore. Della serata di Conti. Conti, vabbè. Oh, intanto avevi accennato a qualcosa che ricordava tanto. No, più che ricordava stile, tanto. Sai, la canzone che abbiamo ascoltato prima, che si chiama Brilli, che è giusto tra questa, diciamo, associazione italo-americana. Sì. Ok, viene poi molto bella, tra complimenti, ripeto. A me mi ricordava molto questa canzone di un personaggio che alla musica manca, nonostante magari abbia fatto veramente delle cose molto belle, italiano, Francesco Puccioni di Roma. A proposito di anglofoni, beh, lui ne è stato protagonista negli anni 80 con questa canzone che si chiama
ti stai raccontando la vita, te la stai raccontando proprio tutta dal 1912 in poi. No, no, scusa. Sì, no, è quando mi sono fidanzato con me. Con tua sorella. Ma questa sorella, pure io ti fa male. La nomina la persa. Ma no, ma la sorella. Due ore siamo già tre volte. Lasciatemi. Io alla quarta la siamo comincio a preoccupare. Pronto, aspetta che chiamo la sorella. Pronto. La sorella. Carmen, era Carmen che dicevi. Carmen, la sorella, ti ricordi? Certo, mi ricordo, sì, la sorella. Quella bella donna che... Che ancora, Carmen, ancora la sorella. Bella donna che praticamente faceva il TG, se non sbaglio. Un anchor man. Non so. O un anchor woman. Sì. Insomma, magari, sì, più che Ben, sostenuta anche da quello che poteva essere di Ben, aveva solo qualcos'altro. Figurati se non ci prendiamo, prendiamo delle intercalari pugliesi. Ecco, tutto lì. Vabbè, intanto sai, Carmen la sorella, quando dava le notizie era un po' familiare, un po' come vedere la mamma che era lì che racconta le cose. La mamma, la sorella, la sorella, la zia. No, ma a me piace di più la sorella di Carmen. E sì, Lilli? Ma è vero. Scusa, Lilli? No, ma vagabondo. No. La Gruber, ma come vagabondo? Scusa. Ultimamente no, ma questo è quando è lavoro, certo. Si ha a che fare con gemellini, con between, con apette, e poi viene pure anche il vagabondo, capitaloncino, poi se vogliamo metterci qualcun altro, non so, dimmi tu. Le tue favole Porta preferite? Mano. Ma quello, quello è un capitano, no? Sì, vabbè. Era capitano di Ventura, di Ventura, quello, vabbè. Sventura, Sventura. Poi sai che ieri è successo che è morto anche purtroppo l'amico Taylor, che per anni ha disegnato i Barbapapà. No. Sì. Io l'ho citato come il grandfather, cioè il nonno praticamente di una leggenda che i Barbapapà hanno dato per anni a noi, no? E poi hanno rifatto Heidi, ho seguito un po' in settimana le notizie. Aspetta che diamo un'occhiata ai programmi televisivi. No, ma in effetti giusto, dimagrita, l'hanno fatto più sottile. Heidi? E Peter? Anche lui. Ah. Si sono incavolati perché ma non è la Peter la con la cresta, me lo vedo sulle Alpi. Cicciottella. No, è molto magra, forse con i tempi, sai, avrà fatto la dieta. Non gli daranno da mangiare, non lo so. Lì c'era il nonno. C'è ancora il nonno, non muore mai il nonno. Poi c'era Peter che, sai, ogni tanto si intrufolava all'interno di qualche episodio. Poi c'erano le pecorelle. E poi ti sorridono i monti. I monti, poi come sorridono loro. Ma il tuo cartone animato, quello che più hai a cuore? Peppa Pig. La Peppa? No, nel senso. perché adesso perché è periodo della non Peppa. Ne posso più, c'è mio figlio che guarda sempre. Ma mio figlio è appassionato di tutti i supereroi, per fortuna. Che se era appassionato di Peppa Pig, dovevo già portarlo. Quindi da uno specialista. Da Spider-Man a Superman, passando sui tetti di New York, incontrando tutti. Hulk, quello Spider-Man che può essere prima di tutto. Lui è il numero uno, vero? Sì. Poi Peter Parker ha questo fascino della fotografia e poi diventa uomo ragno e sale su questi grattacieli dei New York. E poi appassionato di zombie. Non bello. So perché, non so perché, ma no, davvero è divertente perché siccome ha quasi 30 Spider-Man, pupazzi sparsi, di varie dimensioni, ha deciso di sacrificarne uno per farlo diventare zombie. Penso e il sistema che abbiamo trovato è dargli fuoco. In effetti si è sciolto e sembrava proprio uno zombie. Questi esperimenti non Jason. Una volta c'era il piccolo chimico e uno cercava di farsene da solo, invece adesso praticamente si collabora, c'è condivisione. Diciamo non si poteva Spider-Man 3:30 vediamo voi. Non si respirava più in casa chiaramente per i fumi acidi di questa plastica. Stare attenti appunto a situazioni del genere, però cioè, sono esperimenti che ed è diventato praticamente un po' più attento agli zombie. Sì, adesso è il suo pupazzo preferito quello. Ecco, quello che zompa, insomma. Vabbè, intanto tra pochissimo avremo l'appuntamento con le news. Questa ti piace? Questa ti piace, annuncialo tu, no? Pubblicità. Scacco Matto Tattoo, la scelta numero uno per i tuoi tatuaggi. Scacco Matto Tattoo, ciò che ti rende unico, audace, eccitante, da noi ti lascia il segno. Scacco Matto Tattoo, tatuaggi, piercing, cover up e trucco semipermanente. A Bosisio Parini, via 4 novembre 19. Cercaci su Facebook o al 334-735-7865. Professor Computerstein, perché mi ha legato con le manette a questi computer? Perché tu sarai così stupendamente bella e intelligente che io volerei trasmettere il tuo segreto ai miei supercomputer! Oh, che succede? Si computer come battiti! Tilt! Tilt! Nine! Nine!
Si salvi chi può! Se cercate vera professionalità informatica, rivolgetevi a RR Elettronica di Galbiate. Da oltre 15 anni, professionalità, affidabilità, sicurezza, installazione, assistenza, configurazioni, riparazioni hardware e software, sostituzione e riparazione monitor industriali LCD e tradizionali. RR Elettronica, Galbiate. RR Elettronica, tecnologie avanzate in continua evoluzione. RR Elettronica 348 15 15 267 oppure 0341 54 0300. È dedicato a chi ama la raffinatezza, a chi ama la qualità e l'eleganza, ma soprattutto a chi ama il vero Made in Italy. Particolare, a Lecco il negozio pensato per chi vuole distinguersi. La seta di Como, foulard, sciarpe, pashmina e cravatte in pura seta. Piccola pelletteria e cappelli scelti nelle migliori fabbriche del nord e centro Italia. Tutto di qualità e a prezzi davvero competitivi. Inoltre meravigliosa ed esclusiva bigiotteria. Particolare, ti aspetta in uno dei luoghi più suggestivi del Lago di Lecco, in via Cesare Cantù 20, sulla passeggiata Fronte Lago, vicino al Ponte Kennedy, proprio all'entrata della città. 342 92 08 110. Dove trovi la più buona cucina giapponese e asiatica? Facile, da Sushi House. Sì, da Sushi House ti aspettano specialità sorprendenti con menù alla carta a prezzo fisso che potrai assaporare comodamente seduto al tavolo, servito dal premuroso personale di sala. Lasciati conquistare anche tu dai piatti dal sapore inconfondibile della vera tradizione orientale. Un mix di sapori, spezie e profumi capaci di regalarti sensazioni uniche. Sushi House, provalo, te ne innamorerai. A Malgrate, Lecco, via Provinciale 39, telefono 0341 58 36 97. Si accettano prenotazioni per l'8 marzo, Festa della Donna. Per la tua pubblicità su Rete 104, chiamalo 0341 28 54 50. Successi di oggi. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. Le emozioni di ieri. Because maybe you're gonna be the one that saves me. Questa è Rete 104. Bianche barriere di corallo.
mezzo al mare, paragonarla non si può. Ci sono cose che nel tempo comunque restano così, così belle, così salde, così innocue, così sincere, così vere, che esprimono sempre una dolcezza strepitosa. E poi quando si parla di mango c'è l'immortalità della musica stessa, che ne confeziona poi una canzone splendida, che comunque racconta anche di chi in questo momento con noi ospite rappresenta il brano. Maestro, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Finalmente ce la facciamo, maestro, Dopo il viaggio in treno è andato male, dopo i saluti è saltato tutto, ma abbiamo recuperato oggi. Recuperiamo. Recuperiamo. No, penso che gli abbia fatto veramente piacere ascoltare questo brano. Io so che è molto legato. Sì, sono molto legato, perché a parte che mi piace moltissimo, perché qui lui esce fuori in modo celestiale proprio. A parte che io ero appena tornato dall'Australia e questa musica sembrava proprio scritta apposta per parlare di questo meraviglioso paese. Perché si vive attraverso poi la canzone, tutto quello che è l'immagine, questi spazi così ampi, questa situazione che se non vedi realmente non sai. Sì, c'è qualcuno che ha fatto proprio un video, cioè, su internet, no? Che fa vedere le coste alte, il mare, tutte le scene che lui... di cui la canzone parla, si vedono. È fatto girato da un professionista, perché è impossibile mettere insieme così precisamente tutto se non si è un professionista. Si è legati ad ogni, diciamo, nota e ad ogni parola attraverso anche l'immagine stessa, che ravviva poi con l'emozione splendida che ha regalato e continua a regalare, e soprattutto regalerà per sempre, il bravo Pino Mango. Con il nostro amico Maestro Mogol oggi abbiamo comunque un bel argomento da affrontare. Affronteremo un po' l'intramontabile della musica, e quindi questo è il mese dei Lucio, tra l'altro. Appunto, parleremo di questo progetto con i New Era, vero maestro? Sì, dove... New Era. Sì, è un progetto che è stato ambizioso, voglio dire, e anche coraggioso secondo me, perché chiaramente la probabilità di riuscire a fare qualche cosa, come poi è stato, perché questo disco piace a tutti, almeno tutti quelli che mi hanno parlato del disco piace. Poi ho preso questo premio, che credo sia il premio più importante, che è 400 radio che ti danno, che decidono che il miglior disco dell'anno è veramente un premio consistente, di grandissimo prestigio, anche perché c'era da tremare prima di iniziare. Infatti io ho tolto la paura a tutti, dicendo che se il disco non fosse stato straordinario non l'avremmo fatto uscire. Beh, come d'altra parte è suo costume, ormai ci ha abituati, ci ha viziati, diciamo così. Beh, sono anni che comunque ci culla con la musica che secondo me rimane stereotipo, e soprattutto credo per l'Italia è un qualcosa di unico, no? di eccellente. È un po' come custodire dentro di noi una memoria, non soltanto di un passato, ma di un presente e di un futuro, definirei eterno con i brani. Io effettivamente ho sempre privilegiato la qualità nelle mie scelte, cioè, sì. Prima di ascoltare qualsiasi progetto io prima ascolto la musica, valuto la bellezza del progetto e la qualità, perché è la cosa che mi interessa di più, anche perché poi alla fine paga, la qualità paga. Sì. Resta nel tempo soprattutto. Sì, resta nel tempo, paga nel senso che resta nel di tempo, soddisfazione, cioè, certo. Diventa prestigio, diventa credito. È un patrimonio, mettiamola così. È un patrimonio importante, poi dura nel tempo, perché insomma. E poi è un piacere, secondo me. Un piacere. Maestro, ho qua una persona da presentarla, ma forse lei già la conosce, anzi diciamo che si presenta da solo, certo. È una sorpresa che l'abbiamo fatto, ecco, era ospite oggi nel nostro programma e quindi insieme a lei abbiamo... Salve maestro, io sono Luca Sala, ho avuto il piacere di avere due firme sue su due pezzi dei B-Twins, Brilli e Rio.
i suoi due gemellini. Ecco, io sono passati tanti anni, io mi ricordo che lei ha messo questi due testi ai miei pezzi che le erano arrivati in inglese maccheronico, e questa è una delle collaborazioni, come può capire, delle quali mi vanto più spesso possibile. Insomma, è una bella storia. Anche se ho avuto il piacere di vincere Sanremo, però ancora c'è, cioè, la collaborazione con lei è uno dei dati più grossi e importanti del mio curriculum. Era molto carina, Brilli. Sì, anzi, l'abbiamo passata prima. Quindi l'abbiamo passata, l'abbiamo suonata, perché quest'oggi sono ospite e sto mandando un po' di pezzi. Ho deciso di mandare Brilli con la versione anche in inglese di Jack Rubinacci. Quindi abbiamo fatto capire le potenzialità di questo brano sia in Italia che all'estero, e tutti i presenti qua in radio hanno fatto i complimenti per il suo testo meraviglioso. Posso farle i complimenti anch'io personalmente, grazie, a questo punto? Maestro Mogoli, io volevo giusto chiedere una cosa importante, perché si disperde molto la musica italiana anche in questo periodo attraverso tutti i vari canali che la rete comunque può confezionare, no? Però c'è questa musica italiana che un po' andrebbe un po' più apprezzata, no? Un po' come la Francia custodisce i propri artisti, dovremmo anche noi rispecchiare questo. Sì, no, non è mai stata difesa, nel senso che lasciano andare le cose come vanno, sì. Perché non si è capito mai, secondo me, i vari governi, destra, sinistra, centro, non si è mai capito quanto è importante la cultura popolare. Esatto. La qualità della cultura popolare equivale alla qualità della gente. E penso che poi difenda indipendentemente dal proprio territorio anche la propria cultura, la propria anima, no? Che poi è quella che traspare attraverso le emozioni della musica. Sì, 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 ma voglio dire, parole che destano sensibilità, coscienza, valori, sono fondamentali per i giovani, no? Le assorbono, imparano a memoria. Se è un insieme di parole che poi ci si dimentica, non hanno più questa funzione. Ecco, come per esempio, come si può dimenticare un testo, una canzone, come emozioni, dove non c'è bisogno di tanta musica, ma è una cosa incredibile. Vabbè, credo che poi ha segnato la mia gioventù quel brano, è veramente, maestro, è stata una cosa incredibile. E viene riproposto in questo album anche, a quanto pare, no? Parliamo di questo lavoro, sì. Sì, 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 beh, questo album, ci sono, dunque, c'è il cantante principale, è Lorenzo Campani, che è l'interprete di Notre Dame di Parì, no? Che è il musical di Cocciante. Stupendo, sì. È molto bravo, lui poi ha una voce rock. Gli altri due sono Deborah Johnson, che è la nipote di Orlando Johnson, dei Flatters, no? Only You, sì, quello, sì, che cantava, sì, Only, sì, You, sì. Ed è la figlia di Wes, quindi arriva da una grande tradizione di cantanti, e il figlio di Rocky Roberts, Grandy, che anche lui è una voce calda. Sono due bravi, insomma, oltre a tutto il gruppo di artisti, da Massimo Sata al fonico, che è brevissimo, perché suona come un disco americano, Stefano Petirossi, suona come un disco americano. Tanti italiani vanno in America a fare i dischi perché credono di poter trovare un sound che lo possiamo fare anche qui noi, basta avere il manico giusto. Certo. Io sono convinto che bisognerebbe partire anche dalla scuola, no? Per dare anche al futuro dei nostri ragazzi quella che è la musica. La scuola partecipa con tutti, la scuola ti partecipa a parte con Lorenzo Campani, che è un ex allievo della scuola, però ci sono docenti come Gianni Barbera, Massimo Satta, esatto, Stefano Petirossi, sono tutti docenti della scuola, quindi tutta gente, a parte Roby Mitraglia, no? Roby Pellati, che è l'ex batterista di Capue, e poi ci sono, insomma, strumentisti veramente capaci e bravi. C'è proprio l'anima della scuola dentro, in questo disco. È un disco che mi fa piacere, perché chi ce l'ha lo sente in continuazione. Poi vorrei aggiungere una cosa che pochi sanno, pochi ci pensano, ma però è una grande verità. I dischi stanno scomparendo, e quindi
non c'è migliore investimento che acquistare un bel disco oggi, perché specialmente questo che diventerà di collezione, perché poi forse la numero 2, il numero 3, il numero 4, sia un giorno varranno 10-15 volte quello che è il prezzo d'acquisto. Sì, perché ma... poi diventa una collezione, no? Come quelli che vanno adesso in giro con gli album grandi, no? Come li portano a firmare. Sono dischi da collezionista. Ma soprattutto raccontano un po' la nostra vita, da quando eravamo ragazzini a oggi. Sì, perché questo è molto importante. Sì, l'oggetto sta sparendo, a me dispiace, perché sta diventando come se si... Ma anche per noi addetti ai lavori delle radio c'è questa mancanza proprio di avere in mano il classico 33 giri, no? Dove l'interno della copertina aveva una valenza pazzesca, dove c'erano magari anche tutti i testi che si potevano raccontare. Chi partecipava con la musica e non solo all'interno della produzione, insomma, manca tutto questo. Eh sì, perché siamo passati da un mondo concreto a un mondo virtuale, no? Uh-huh. Certo. Io sento la mancanza, forse è l'età. Assolutamente. No, però ma... penso che effettivamente il fatto di avere in mano un bel disco, una bella copertina da poter sentire quando si vuole, qualche cosa nella materia, no? Che ti dà qualcosa di più. Le copertine che poi hanno, beh, insomma, contraddistinto anni e anni di musica del maestro, sono splendide, indimenticabili. Mentre si parlava di copertine avevo proprio stampato il buon Battisti con la modella lì al bar mentre erano pronti per sorseggiare un caffè in una donna per amico, che trovo di una bellezza stratosferica, e quindi anche lì la copertina ha dato molto. Anche la copertina della giornata uggiosa non è niente male. Quelle, insomma, è normalissima. Sono con tutte i fotografie o disegni che rappresentavano anche un'epoca che ancora vive, attenzione, perché vive. Certo. Io purtroppo tra un po' dovrò andare perché ho un appuntamento. E intanto noi però ci ascoltiamo anche per te. Se volete rivolgermi qualche altra domanda. Ecco, magari Luca, hai qualcosa da chiedere al maestro? Ho sentito che lei aveva fatto un inno, forse con Lavezzi. Sì, verrà presentato in maggio alla festa della regione, perché sì, è un inno dedicato alla mia regione. Io sono nato a Milano e sono figlio di Lombardi, e i miei nonni erano lombardi, i bisnonni lombardi, quindi noi siamo qui sul ramo del lago di Como, quindi più, sì, più atmosfera di questa oggi. Ho scritto questo inno che con poche parole però sentite, soprattutto i ricordi da bambino. E spero che piaccia, perché quando lo ascoltare tutti i rappresentanti dei partiti che c'erano nel consiglio regionale sono alzati in piedi ad applaudire molto, quindi spero che piaccia. Poi ci saranno presenti in Uira, in questa grande piazza, la piazza della Lombardia, no? quella di questa architettura meravigliosa che c'è a Milano, lì in via Galbani, e ci sarà questa presentazione che molto importante, nel senso che vedranno in Uira e vedranno quanto sono bravi. Bene, allora intanto noi ne sentiamo qualcosa. Volevo ringraziare il maestro soprattutto, e poi ringraziarlo in due modi. Uno, perché ho avuto la fortuna di incontrarla due volte, maestro. Una volta in una partita di calcio di beneficenza con la nazionale, lei giocava con la nazionale, abbiamo giocato contro ed è stato un piacere. Poi l'altra volta nella presentazione del secondo album di Manco, ed eravamo a Milano, e mi ricordo che è stato ancora gentile insieme a Pino che abbiamo fatto l'intervista. Manco è immortale. Certo. Maestro. Mi auguro che possa succedere ancora, perché grazie, mi farebbe veramente piacere. A tutti voi e a tutti i vostri ascoltatori. Grazie maestro. A presto, salve.
raggiungere chi al vento avrebbe detto sì. Per te che di mattina svegli il tuo bambino e poi lo vesti e lo accompagni a scuola, il tuo lavoro vai. Per te che un errore ti è costato tanto, che tremi nel guardare un uomo e vivi di rimpianto. Anche per te vorrei morire, Dio morir non so. Che non ho. E così, e così, e così. Io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che ieri avrei affidato al vento, cercando di raggiungere chi. Successi di oggi. Le emozioni di ieri. Questa è Rete 104. I was perched outside in the pouring rain, trying to make myself a sail. Then I'll float to you, my darling, with the evening on my tail. Although not the most honest means of travel, it gets me there nonetheless. I'm a heartless man at worst, babe, and a helpless one at best. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. No, darling, I'll kiss your eyes and lay you down on your rug. Just give me some candy after my hug. For I'm often found explaining, but the hurt plays out all the same. And although I'm left defeated, it gets held against my name. I know you got plenty to offer, baby, but I guess I've taken quite enough. Well, I'm some stain there on your bedsheet. You're my diamond in the rough. Darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy before I go. No, darling, I'll kiss your eyes and lay down on your rug. Just give me some candy
after my heart. And I know that the writing's on the wall, but darling, I'll bathe your skin, I'll even wash your clothes. Just give me some candy after my hunger, and I'll be there waiting for you. Know that I'll be there waiting for you. Oh, 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 I'll be there waiting for you. Questo è il mio vizio. Prima di metterle con gli occhiali, questo... di mettere le cuffie, no, poi di mettere gli occhiali. No, perché tutte le volte che. Come magari... sopra la panca la capra. E sotto? Sotto si ripara. No, perché tutte le volte che magari siamo fuori onda noi discutiamo e, sì, ce e io raccontiamo. Sbaglio, invece di mettere la cuffia di partire metto gli occhiali, non ho ancora capito perché sono imbecille. Io dico che l'età. Allora Luca, hai visto il maestro, insomma, sempre disponibile, veramente. Sì, sì, è un grand'uomo. Grande professionista, bisogna ammetterlo. E poi quindi siamo onorati oggi. Beppe, oggi segniamola questa data. Abbiamo il futuro della musica e il presente e poi abbiamo il passato col presente e viene fuori la storia. Stiamo la dominando storia perché Luca è il presente e futuro della musica, mentre il Mogol è il passato e il presente. Quindi cosa vuoi fare? Cosa vuoi di più? No, no, oggi è una un amaro lucano, cosa vuoi di più? Niente, è una, non lo so. È una voglio dire una trasmissione grammaticale, no? Presente, passato, futuro. Grammatica, sì. Con tutto quello che magari le parole hanno dato, perché comunque diciamolo chiaro, paroliere, bravissimo, però da parte aveva. Ah sì, parli di Battisti. Sì, indubbiamente. Ma come dicevo prima, firmare le canzoni insieme con altri artisti ti dà la possibilità di, insomma, di arrivare magari dove non. L'unica cosa che mi dispiace è che la tecnologia ci ha dato modo di raggiungere, cioè io sono riuscito a raggiungere Mogol grazie alla tecnologia mandando una mail, però ci toglie invece la possibilità che c'era una volta di incontrarsi veramente, cioè questa cosa mi dispiace di non aver mai conosciuto di persona faccia a faccia il maestro, magari ci sarà l'occasione più avanti. Eppure avete collaborato. Dopo Beppe chiederemo a Luca, perché c'è qua un pezzo, no, che si intitola Chiamo te, Sal da Vinci e Clementino. E l'arrangiamento è di Cesso Valli e quindi stiamo parlando di pezzi grossi un po' della musica. Dopo ci dirai qualcosa, l'ascolteremo insieme, Beppe? Quando mi risponde, vabbè, adesso ho preso le sue cose, ogni tanto. Ma perché dice, beh, ci sono milioni di ascoltatori, cioè, no, dire, dico, ognuno ha le sue cose, ma ecco, proviamo lui ha le un sue. Beppe a casa. C'è gente che ci sta ascoltando. Sì, ma intendevo le cose come per dire oggetti. Sì, 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 le cose, oggetti. Beh, sì. Non riesco a dire niente, è malizioso. No. Hai notato, sì, pensa sempre male. No, io sono pur come un angelo. Sì, guarda, sì. Sono come un angelo. Sapore chiaro, gusto pulito, arriva il sommelier dell'acqua. A proposito, sì, di queste perché cose, è limpido. Di chiarezza. Sono come l'acqua azzurra e l'acqua chiara. Io. Si chiama Martin Reise, è un tedesco che si è inventato la professione, che sta tra altre cose riscuotendo grande successo in California, a Los Angeles. Quindi c'è praticamente questa sorta di situazione che, vabbè, è lo chef dell'acqua. Vabbè, è vera, cioè, è vero. Oggi su Repubblica. Potete guardarvi, c'è lo chef dell'acqua. Cosa facciamo? L'ascoltiamo dopo il brano? Perché certo, tra poco... perché devo ascoltare tutte le cose che vuoi tu. Io adesso voglio ascoltare una cosa che voglio io. Sì, no, io voglio ascoltare quelle di Luca. Facciamo ascoltare le cose che vogliono anche loro. Al di là che oggi Luca è protagonista. Me l'hanno chiesta in tantissimi. Erano di con gli striscioni. Come back and stay. Ma scherzi. Oh,
months have been gone. I shut my eyes and I fantasize that you're here with me. Will you ever return? I won't be satisfied till you're by my side. Don't wait any longer. Come back. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you ever come back and stay for good this time? When you said goodbye, I was trying to hide, but I felt inside till you passed me by. You said you'd return. You said that you'd be mine till the end of time. But I'm waiting any longer. Why don't you come back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for good this time. Did you ever come back and stay for good this time? La tua giornata, scoprilo alla Dogana Vecchia, l'hotel, ristorante e pizzeria dove trovi il meglio della buona cucina. Lunedì, martedì e mercoledì impazzano i Pizza Day. Pizza, bibita e caffè a 10 euro. Giovedì, piatto del giorno a tema con bibita e caffè a 15 euro. Domenica da Leoni con karaoke o il pizzettone. Ricorda inoltre che ogni mezzogiorno ti aspetta un ricco menù lavoro a 10 euro. Diventa cliente Gold e risparmia con il 10% di sconto. Visita il nostro sito e scopri gli enormi vantaggi che ti offre il nostro hotel con i servizi di mezza e pensione completa. Alla Dogana Vecchia ogni giorno ha un buon sapore. A Civate in via Provinciale 25. Per prenotazioni 0341 21 11 98. Dovrei fare una copia di questa chiave. Fatto! Vorrei far sistemare il mio tacco a... Fatto! Ehi, ma che velocità! Eh sì, calzolaio servizio rapido all'interno del centro commerciale Iperal di Lecco. In un baleno risolve tutto. Calzolaio servizio rapido. Duplicazioni immediate di chiavi per porte esterne e interne, anche di auto di ogni tipo o marca, persino quelle codificate. Duplicazioni anche di radiocomandi per cancelli o portoni elettrici. Inoltre, risolatura e lucidatura di scarpe in genere, anche da ballo, e vendita di pelletteria e accessori. Calzolaio servizio rapido. Centro commerciale Iperal di Lecco, in via Fabio Filzi, angolo viale Montegrappa. 347 74 70 573. Michele ti aspetta. Guarda, è nata una nuova stella. Sì, è Mama Bahama, cucina di mare, ambiente caraibico e pesce di mare sempre fresco. Mama Bahama, aria di vacanza, buon pesce, pizza, birra artigianale e un po' di fantasia. Mama Bahama, a Civate, lato superstrada Lecco Milano, dove c'era il Cactus Juice. Mama Bahama, sempre aperto pranzo e cena. A Civate, lato superstrada Lecco Milano, inaugurazione giovedì 26 febbraio. Ti fa girare la testa, ti ispira, ti fa innamorare. Quante emozioni ti offre la primavera? Quest'anno molte di più, perché con Renault la bella stagione arriva prima. A marzo, con Beautiful Days per te, Renault Clio con 5 porte, clima e cruise control è tua a 9.450 euro e 5 anni di garanzia con finanziamento fin Renault. Info in sede. Disponibile anche GPL con soli 500 euro in più. A marzo sempre aperti. Autovittani, a Como, Lecco e Sondrio. Per info www.autovittani.it.
Uno spazio bello, pieno di cose belle, che funziona come un salvadanaio. Chilomania, il negozio bello ed elegante dove vendere e comprare articoli nuovi ed usati di qualità. Tutto appeso. Qui hai la possibilità di dare peso e trasformare in denaro ciò che non usi. Trova l'affare che cerchi. Chilomania seleziona, pesa ed espone i tuoi abiti, scarpe, borse, accessori e molto altro. Qui compri e risparmi, vendi e guadagni. Chilomania in via Francesco Nullo, angolo Corso Europa 55, a Calolzio Corte. Il salvadanaio del nuovo e dell'usato di qualità in città. La CRL Elettronica, centro assistenza a telefonia, cellulari, cordless e fax, comunica alla propria clientela che il proprio centro assistenza in via La Santa 62 di Civate, telefono 0341 551 006, è aperto anche ai privati, oltre che per prodotti in garanzia, anche per cellulari, cordless, fax e ricetrasmittenti fuori garanzia, con tempi di consegna brevissimi. CRL Elettronica, a Civate, telefono 0341 551 1006. CRL Elettronica, sempre un passo più avanti. Per la tua pubblicità su Rete 104, chiamalo 0341 28 54 50. Tu sei lei, tu sei lei, a così tanta gente. I successi di oggi. Le emozioni di ieri. I will love you, baby. Always. Questa è Rete 104. Yes, Sal Da Vinci, yes. Clementino, musica per lei. Oh, gi. Corre la notte nel buio, piango, non può niente la fede, non c'è rimedio. Più mi stacco dal suo odore, più mi schianto, più mi conduce al niente, più me ne vanto. Ma il suo male non può sempre vincere, il suo male non può sempre spegnere. I miei rimpianti, i miei sogni li sento spingere, è buio, pesto ma resto, io voglio vivere. Non so il sole, lascia il buio, mi merito l'amore. Forse non sai cosa sento, ma sai quello che fa male dentro. E se puoi, ora dammi la mano, sai che chiamo te, chiamo te. Sconfiggerò i fantasmi che ora mi porto dentro. Con le lancette a tempo sembra che passi lento. Battito di ali, viaggio verso l'infinito. I miei pensieri chiusi in una gabbia che è dorata, a volte scura nello stesso tempo. Tutti i sogni veri, ho fatto un castello e lo vendo. Tu guarda, cammino su carta bagnata senza lacerarla. Ho costruito un castello ed è solo vento, anche se resta il fantasma lo porto dentro. E nonostante le distanze con impegno, riscrivi il nostro libro e lasci il segno. E bacio ancora il tuo odore perché ora è mio. Ti bacio ancora ma stavolta davanti a Dio. So che se sbaglio di nuovo torno alla polvere, pure resto lo stesso, ti voglio vivere. Non so dove ma vado dove il sole lascia. Cosa sento ma sai quello che fa male dentro. E se puoi ora dammi la mano, sai che chiamo sulla mia camicia resta vita. E tu sei più che mia amica, con le stelle tra le dita ti dedico un capolavoro. Adesso chiamo te, ora dammi la mano perché so che amo te. Non so dove ma vado dove il sole
tu quale frase avresti scelto per tatuare questa canzone? Quale di queste frasi può essere quella? Lascio il buio, merito l'amore. Lascio il buio, merito l'amore. Sì. Perché tu mi stai raccontando che questa canzone praticamente è diventata una sorta di logo. Sì, sì, una serie di persone. Un tattoo permanente. Ci scrivono facendo vedere, notare i propri tatuaggi che sono diventati. Cioè, hanno scritto sul proprio corpo il mio testo, insomma. È bellissimo. Bellissimo. La canzone è bellissima, veramente. La cosa bellissima che ti accennavo prima in privato, che si parla sulla violenza sulle donne. Sì, sì, questa canzone è contro la violenza sulle donne, ma vista dal punto di vista di chi fa violenza. Quindi il cantante, l'interprete che canta questa canzone, è lui che chiede scusa alla propria ragazza. Dice che non rifarà più questa cosa, detto in maniera molto aulica, perché la frase che più rappresenta questa canzone è: ti bacio ancora ma stavolta davanti a Dio, come questa volta io ti tocco sì ma sarò più responsabile, perché voglio fuggire da questo mio, da questa cosa che mi sta portando del dolore a me stesso prima di tutto, ma anche alla persona che amo, perché la cosa strana è che tante volte è proprio l'amore smisurato che porta alla violenza. Una sorta di confessione, di autopunizione, un'autoconfessione. Per dire ho sbagliato e chiedo perdono, ecco, una cosa del genere. Beh, insomma, se avvenisse realmente poi sarebbe una bella cosa. Credo che la cosa che poi tocca maggiormente, al di là di quante persone tatuano singolarmente la frase o l'aforisma del brano, no? Che poi è tutta una canzone, cioè chi si è tatuata praticamente per intero. Sì, sì, no? Su una gamba tutto il testo. Via. È lunghissima la cosa, comunque ci avrà messo una settimana. Ecco, eventualmente se qualche bella ragazza vuole farmi leggere il testo, io non me la ricordo la canzone. Guarda che lo trovi su Google. Vedi. Non ti puoi fare i fatti tuoi, no. Vabbè. È talmente veloce, ma lui il Wikitommy oggi non ha recepito. Non ha recepito perché quando io voglio leggere da qualche parte vado su Wikipedia. Il Wikitommy era sempre, vabbè, d'accordo. Senti, intanto stiamo quasi per arrivare lì alle 17. Due ore che sono volate. Intanto poi cercheremo di ascoltare un altro brano tuo e magari riaverti poi, perché noi facciamo sì la prossima, delle prossime. E poi stiamo comunque confezionando qualcosa insieme di molto bello che ben presto magari cercheremo di pubblicizzare. Volentieri. Non bello, bellissimo. Bellissimo, bellissimo. Beautiful. Intanto ascoltiamo questa canzone. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as I walked on by. She could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. La-l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 a-
beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face. When she thought up that I should be with you, but it's time to face the truth. I will never be with you. Calling all hearts, ooh, to the dance floor tonight. Let love start. Let love start. I successi di oggi. So good, better than they ever could. Not like you, oh, oh, we are. Le emozioni di ieri. Questa è Rete 104. Non è quando ci sei, né quando mi rimproveri di tutti i miei farei. Quando abbracci me, che prendo un volo, un altro volo, e andrò lontano, lontano da te. Non è quando sei in cucina, non è quando ti ho vicina, non è quando pensi a me, come fossi ancora, ancora dentro te. Non è quando trovo amore, non è neanche nel dolore. Non è un fiore, una conchiglia. Ora, ora, che manchi dentro e perdo il sonno. E ora, ora, di averti accanto un momento. Non è quando siamo insieme che mi sento cullata dalle tue braccia rapita, poi sollevata. Non è quando sei con me che avvolgo persa quella malinconia che si dirada nella testa. È questa l'unica via che cerco con istinto. Tu mi hai insegnato cosa è giusto, che cosa è finto. Dirti che ti devo tutto non è mai abbastanza. Non è una giostra, è il ricordo di una stanza. Non è quando sei in cucina, non è quando ti ho vicina, pensi a me come fossi ancora, ancora dentro te. Non è quando trovo amore, non è neanche nel dolore, non è il sole che mi sveglia, non è un fiore, una conchiglia. E questa è mia e la guai, canto io. E guai a chi me la tocca questa qui, eh. Questa è proprio mia, mia. E senti qui, eh. Ci ho messo la faccia qui. Sì. Però c'è anche qualcun altro. No, no, quella. Allora, sì, qualcun altro intendi la cantante? Sì, sì, la Simonetta Spiri. Adesso vi racconto chi è. Appunto, è la tua voce, mentre non ci hai parlato prima dei saluti, ovviamente, anche dei... Guarda che mancano ancora 12 minuti, non che possiamo fare un quarto d'ora di saluti. No, ascolta, no, no. Manca... Vabbè che c'hai tutti dalle Alpi alle Piramidi. Non c'è, non c'è il notiziario, perché abbiamo dei problemi di collegamento. Beh, allora arriviamo alle 17 in punto stasera, per la prima volta. Certo. Hai ragione, vabbè. Intanto, raccontaci pure... Sì, allora, Simonetta Spiri è una ragazza che ha partecipato ad Amici nelle edizione 2007-2008 e quando è uscita ad Amici mi ha contattato per fare degli inediti
E io vi ho proposto questo perché è un pezzo che lei ha voluto, mi ha chiesto di scrivere una canzone per sua madre, perché lei è sarda, però per lavoro chiaramente è rimasta parecchi anni a Milano, no? E quindi sentiva molto la mancanza di sua madre. Io ho scritto questa canzone e lei con mia sorpresa ha detto: Luca, il ritornello voglio che ci sei tu che me lo canti. E questo è bello perché quando mando i provini, nel 90% delle volte sono cantati con la mia voce. E quindi poi è bello scoprire che gli artisti si affezionano alla mia voce e qualcuno mi chiede di partecipare. Quindi divento anche interprete per pochi secondi. E diventa anche, cioè, è una sorta poi di firma, no? All'interno certo. di tutto quello che è il lavoro, e poi quando è vocale ancora di più. Certo, ma poi fa parte anche del tuo lavoro, insomma, le serate tu ne fai. Sì, no? Sì, 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 io dico così, certo, no, noi facciamo eventi live in tutta Italia, sì, certo. Il problema è che quando io mi sono affacciato a questo mondo, avevo 18 anni, e la prima volta abbiamo provato Sanremo nel 2001 con Vladi Tosetto, produttore di Eros Ramazzotti allora, e mi hanno detto: no, guarda, lascia stare, però scrivi bene. Quindi io da allora ho detto: adesso fare questo, metto a fare scrivi bene, torna a scuola. No, ma sapevo già cantare, però i produttori allora si sono concentrati su questa cosa, ho subito piazzato i primi pezzi, allora ho detto: vabbè, sarà questo il mio lavoro. In effetti mi ha dato tantissime soddisfazioni. Io ho 100 brani nella discografia italiana, all'estero, in spagnolo. Sono c'è anche una cosa bella in Sud America che stiamo facendo con Torpedine, che è il produttore dei ragazzini del Volo. Quindi io faccio l'autore per il 90%, poi faccio, come dicevo, eventi live, ho questo duo musicale con cui facciamo tanti con mia moglie Corinta, fra l'altro no, lei non l'abbiamo neanche citata oggi, citiamola allora, cioè... mia moglie Corinta sta con me nella vita e nel lavoro da 15-16 anni, e abbiamo questo duo musicale che funziona. Noi abbiamo sempre fatto 50-60 eventi live all'anno e ci dà delle bellissime soddisfazioni, alla gente piace, abbiamo una pagina Facebook che sta crescendo notevolmente. Servizio fotografico bellissimo, servizio fotografico merito tutto di tua moglie, perché lei, è bellissima veramente. Diciamo che grazie, perché anch'io sono anche lui apprezzo, voglio dire. No, dicono te la cavi anche tu, dai, lascia perdere. Ma mi sembrava strano che io ti dicessi una cosa no, del genere. No, perché lui mi ha messo You're Beautiful, mi ha messo la canzone prima proprio perché voleva ti ho dato proprio, esatto. Vabbè, se volete ne parlo io alle vostre consorti. No, è giusto, perché no, non ci sono problemi. E niente, quindi io faccio il musicista a 360 gradi. Posso dirvi anche che ho scritto dei pezzi importantissimi nell'ambito della musica da ballo, cioè partecipo con 3 canzoni a Microfono d'Oro 2015. Sai, con Tommy, prima di iniziare l'appuntamento di oggi, abbiamo parlato di quanta gente poi arrivi a trovarci, no? Perché abbiamo diversi ospiti settimanalmente, diverse nuove proposte, con o senza etichetta, con etichette indipendenti, però nello stesso tempo raccogliamo anche quelle che sono le cose belle della musica italiana, che poi il pezzo sia cantato in italiano, in inglese, che sia rock, lento, piuttosto che comunque diamo anche sfogo a questi ragazzi, come nel caso appunto dai tu come autore. E 7 di questi, giusto, no? Ragazzi, 7? Vabbè, ah, sì, fanno parte tutti della classifica Airplay, quindi vuol dire che certo. Noi. Certo, è anche una possibilità, non dico che la nostra radio sarà coincidenza, però chissà perché in anteprima li prendiamo e poi ce li troviamo in classifica 15 giorni. No, siamo contenti di ospitare Luca, perché al di là del discorso con la Petta, di là che poi si era aperto già il panorama sanremese con Emma e tutte queste cose, oggi con Mogol, comunque c'è voglia sempre di riscoprirsi, no? Sia come autore che come cantante, come citavi prima, quando poi vieni chiamato la cosa diventa praticamente doc. Sì, 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 ma poi tu, queste vostre ospitate sono molto per le persone che vengono qui, danno molta forza, molta galvanizzazione, no? Si dice così? Sì, galvanizza. Sì, cerchiamo di creare anche quello che può essere l'entusiasmo, l'adrenalina, cioè dopo uno esce e dice: oh, sono stato in radio, sono... Non è una classica poi chiacchierata che si svolge con le domande stereotipo che poi fanno parte dell'intervista confezionata. È un salotto, no? Quattro amici al bar, come dice Beppe di solito. Forse a incontro da qualche parte? No, 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 attenzione quando diciamo certi titoli, perché... Ma
quando eravamo in promozione con il pezzo che ho fatto con la Petta, abbiamo fatto tantissime radio. Sono stati 2 mesi di fuoco, certo, però questa veramente posso dirlo con grande orgoglio è quella più bella in assoluto, questo tipo di ospitata, a parte avere veramente le 2 ore vere, reali, ma per la compagnia, per il modo di gestire la cosa, sicuramente molto molto professionale, ma anche molto amichevole e intimo. Si apre un, diciamo, secondo me un sipario musicale attraverso il quale magari tante voci non hanno quella vetrina che, ecco, che secondo me merita poi una certa riconoscenza per chi ci crede, perché nonostante tutto è ancora difficile fare musica, parliamoci proprio così fuori vedendo. È difficile vivere di musica, perché c'è tanta gente che lo fa, però tanti lo fanno come secondo, come hobby, come secondo lavoro, cioè vivere di musica è davvero difficile. Io ammetto che è stata dura anche per me, finalmente riesco a farlo, però ho fatto anni in cui non bastava quello che producevo con la musica, quindi penso che questo tipo di cose possano solo fare bene all'animo e allo spirito di un artista che ha bisogno di venire qua. E prima della pausa pubblicità delle 16 noi ci ascoltiamo un qualcosa che si chiama, tra altre cose, Grazie Mamma, grazie a te, perché sei stato protagonista con noi quest'oggi. A noi ci ha fatto veramente piacere, io ti devo ringraziare per la tua amicizia e il fatto di aver accettato ancora una volta. Ritieniti di famiglia qua, quando vuoi. E questa canzone qui la ascoltiamo, giusto? Noi ci sentiamo certo. domani puntuali con in radio con Tommy, Gianni Riso e DJ Codazzo. La dedico a mia mamma questa. Okay. Benissimo. Ciao, grazie ancora Luca. ciao. Questa canzone e ti farà piacere se ti descrivo il mio amore in queste poche parole, soltanto poche parole, un po' come mi viene, per dirti grazie di cuore di tutto quanto il bene. E ti ringrazio perché tu ci sei sempre stata a sostenere i miei passi di questa folle strada, e la percorre mi sembra ogni giorno più stretta, ma so che posso contare sulla tua sicurezza. Se mi allontano lo sai è solo per tornare, perché mi hai dato la vita e lo continui a fare, e camminiamo nel mondo per arrivare in fondo. Se sono quello che sono è grazie al tuo coraggio. Mi ricordo che dicevi Dal 1959 la gioielleria Mangili si prende cura dei vostri gioielli e dei vostri orologi. Con laboratori specializzati e personale qualificato esegue stime, riparazioni, vendita e permute di orologi delle più